Il fisco l'ha allusivamente chiamata Operazione All-In, riferendosi forse al fatto che i pokeristi italiani dovranno praticamente mettere tutti i loro profitti dentro le tasche dell'erario, dal momento che saranno chiamati, così si legge in un comunicato ufficiale emesso ieri, a pagare le tasse su tutte le vincite conseguite in tornei live disputati all'estero, senza riconoscimento di alcuna deduzione per le eventuali spese sostenute. Nel mirino dell'operazione All-In, per ora, ci sono 73 milioni di euro di importi non dichiarati nel periodo 2006-2009 da circa 4.000 fortunati giocatori, che il fisco ha individuato con una serie di verifiche portate avanti con i player stessi dopo averne scovato i nominativi, attingendo dai ranking pubblicati su siti specializzati come HandOnMob. Ma cosa pensano dell'operazione All-In i poker player italiani partecipanti al VPT Slovenia, in corso di svolgimento a Porto Rose grazie all'organizzazione di Goldbet e Assogold? Italia Poker Club è andata a chiederglielo, partendo da uno che non ha certo peli sulla lingua come Michele Limongi. Penso che sia una truffa dello Stato italiano, un'ennesima truffa, perché prima praticamente nessuno sapeva riguardo la tassazione del gioco, anzi l'opinione pubblica era che il gioco non veniva tassato. Hanno dato tempo di accumulare vincite, logicamente il giocatore che accumula vincite accumula anche perdite, perché io tra i miei amici giocatori professionisti ne conosco parecchi che non possono giocare più nonostante hanno vinto 2, 3 o 400 mila euro. Per cui la legge è stata ripresa una legge vecchia del codice tributario che sicuramente non si riferiva al poker e quindi io la trovo proprio scandalosa, più che oltraggiosa, proprio scandalosa. Io non sono troppo ferrata in materia fiscale, devo essere sincera. Sono sempre stata del parere, come ho già detto altre volte, che manca una legislazione opportuna riguardo al nostro lavoro, almeno riguardo a quelli che comunque lo fanno come tale. Io sarei ben felice di pagare le tasse allo Stato italiano, però che ci fosse la possibilità di pagare le tasse sugli utili, perché un giocatore professionista quando si sposta sia all'estero che in Italia ha delle spese, dei costi di viaggio, alberghi eccetera, che non sempre magari vengono diciamo compensati dallo sponsor. Conosco bene tutti più o meno i contenuti di questa operazione All-In perché mi è arrivata la notifica a casa e mi sono presentato all'Agenzia delle Entrate tranquillamente per verificare le mie varie proprietà, le mie vincite live, ovviamente italiane ed estere. Una volta che si è appurato che le mie vincite di HandOnMob erano tutte quelle che poi in realtà avevo fatto, quello che avevo vinto, io sono stato tra l'altro anche fortunato perché sono quasi tutte italiane. L'unica è quella di Nova Gorica, su cui mi hanno chiesto dettagli, ma che dovrebbe essere anche quella tassata completamente tuttora dal casinò, quindi non ho problemi di tasse su quella. E quindi insomma neanche loro mi è parso di capire che sappiano bene da che parte si hanno girati, nel senso che stanno cercando di avere più informazioni possibili da tutti i player. E non sanno esattamente quanto poter tassare nel caso uno abbia vinto, non sanno esattamente poi quanto in quella trasferta o nelle altre varie trasferte abbia perso, quindi quello che sia deducibile poi da queste tasse.